Allora, raga, non mi odiate, lo so che tanti siete invidiosi perché vorreste essere al mio posto. Però posso dirvi, raga, che veramente sto qui e ci sto come uno di voi. Perché veramente comunque seguo Giorgio come tutti voi, veramente, sono un fissato. Poi, insomma, ve lo racconteremo insieme. Quindi è veramente un onore, un piacere. E niente, spero che per voi sia altrettanto. Iniziamo da capo. Allora, per prima Ok. cosa, come ho detto, abbiamo qui una personalità differente del mondo del web, anzi dell'intrattenimento, diciamo così, perché è una forma di intrattenimento la musica. Chiaro. In questo caso abbiamo un artista musicale, un rapper e anche youtuber, perché bisogna aggiungere anche questo ora. Assolutamente, certo. Cane Secco, che è questo il tuo nome d'arte, ma il tuo vero nome, se lo vuoi dire? Ok, il mio nome è Alex. Proprio diretto così, Alex Alex. o Alessandro Alex Alessio, proprio proprio. Alex, proprio così. Com'è questo nome molto, non lo so, londinese? Ma perché mio padre stava fissa con Alessandro Magno, quindi avrebbe voluto chiamare Alexandros. Però comunque capisci che, cioè, andando al quartiere periferia con i nomi così strani così, ha capito Sarebbe che... stato un po' brutto, perché, ecco, da dove che tu sei? Perché proprio da dove vieni? Da Chiaro, dove eh. vieni tu? È nato a Torbella Monaca, via dell'archeologia. Ragazzi, per chi non sapesse cos'è Torbella Monaca, si può definire un po' come il ghetto di Roma, Sì, l'underground. viene molto spesso definita la Scampia Romana, così almeno dai giornali Sì, viene definita la è Scampia vero. Romana, anche perché poi comunque effettivamente gran parte delle persone che poi sono andate via da Scampia sono venute a Torbella Monaca, cioè non è solo un parallelismo. Per far capire meglio alle persone che magari non ti conoscono, per chi magari ti conosce vuole approfondire un po' di più, spiega un pochino chi sei, cosa fai, perché io l'ho detto in maniera molto generale, ok? Ok. Artista musicale, rapper, anche youtuber, eccetera. Dai Chiaro. tu una tua visione di chi sei, cosa fai. Allora, io sinceramente mi definisco una persona in costante evoluzione. Ed è bello perché comunque è sempre stato il motivo che mi ha spinto ad uscire dal quartiere. Ok, no? Uscire un po' dallo standard, dalla monotonia, Da non fermarti a dall'anonimato. fare tutto quello che fanno le Esatto, altre persone che hanno le normalmente ogni persone giorno. intorno. Quindi io nasco come appassionato di rap, come testa hip hop head, Quando è quello che iniziato? Che proprio dato che nasci così, quando è iniziato realmente, più o intendi. Io ho meno? scoperto l'esistenza di questa cosa in gita in seconda media, stavo andando in Toscana con la classe, un amichetto c'era la musica, sentivo queste canzoni, una certa è partito un pezzo di sottotono. Ah, mi hai citato prima, tra l'altro, perché ne stavo Ne parlando di stavo questo. parlando e quindi poi da lì ho voluto capire che cos'era questo gruppo, ho comprato il disco, ho capito che c'erano altri artisti dentro, sono andato a un concerto con mamma, papà, avevo 13 anni. 13 anni. 13 anni. 13 anni. Cioè, e che anno era? Stiamo parlando 96-97. Cioè, io avevo 5 anni. Ti Chiaro. rendi conto di questo? Chiaro. Cioè, tra me e te comunque c'è un salto generazionale alla fine, se è Cioè, così. oggigiorno no, perché comunque siamo coetanei, Sì, però all'epoca. all'epoca sì, avere 8 anni di differenza, È certo, pesante come è cosa. Io ne avevo pesante, 5-6, tu stavi comunque chiaro, già più avanti di me, quindi potete chiaro. capire da soli. E quindi nasco come appassionato di questa cosa. Successivamente ho scoperto il freestyle. E quindi prima cosa ho cominciato a fare freestyle, perché era proprio una propensione naturale, no? Penso come per te Andare a sparare, sparare nel killare videogioco online, così. esatto. Cioè, penso la prima volta che l'hai capito, hai visto che comunque rispetto ai tuoi amici c'avevi un qualcosa in più e quindi sono partito da quello. E su cosa freestyle comunque si rappavi su delle basi? Ah, Ma inizialmente sulle canzoni, ancora non c'erano proprio le sulle basi. canzoni, però facevi il tuo testo praticamente, se così vogliamo Ma ho dire. sempre improvvisato. Allora ti dico questo, comunque io avevo 6 anni, ok? Scendo sotto casa e comunque i miei genitori ovviamente fino a 6 anni, perché io avevo entrambi i genitori, ancora entrambi i genitori, mentre il mio quartiere gran parte della gente aveva uno se non viveva con i nonni, Sì. che i genitori erano morti o carcerati o brutte situazioni. Divorziati, eccetera, Quindi avendo eccetera. entrambi i genitori, molto spesso c'era il mio amichetto che aveva il papà che abitava al piano di sotto con un'altra famiglia. Cioè lui stava con la mamma e i fratelli, al piano sotto c'era il papà che si era rifatto una famiglia. Quindi io, avendo entrambi i genitori, sono un po' cresciuto da principino.
nel quartiere. Quindi le prime volte che sono sceso, già avevo 6 anni, e gli altri bambini già 3 anni stavano sotto perché le mamme dovevano pulire la casa, quindi tutti giù per Tutti giù, strada. levatevi. Anche io poi, quando avevo 7, 9, 10, 15 anni, giocavo con i bambini più piccoli, 3-4 anni, che li vedevo lì sparsi, andavano sotto le macchine, no? Quindi li prendevo, li portavo al campetto così. Quindi appunto sono cominciato a scendere verso i 6-7 anni. Scendo sotto casa, il primo ricordo è questo, che c'erano questi due ragazzetti che erano un po' più grandi di me, c'erano 12-13 anni, si chiamano Adriano e Daniele. E uno dice all'altro, stavano attaccando, no? Perché ah, non sei buono a giocare a pallone, sei peggio te non c'hai il padre, te non c'hai la madre, come fa? Sta L'insulto zitto. sulla famiglia è una cosa proprio Chiaro. principalmente romana, questa cosa di partire con l'insulto sulle madri e così via. E allora uno gli fa all'altro, ma sta zitta Daniele con le scoregge gonfie e vele. E quell'altro gli fa, Adriano, cazzo in culo, palla in mano. E io calcolo, ho fatto, no, aspetta, che cos'è questa cosa? Cioè, ho capito che c'era l'insulto e c'era la rima, ma non l'ho capito. C'ho avuto il feeling di questa cosa. E quindi a me già da lì ero stregato da questa roba, ancora troppo prima di scoprire l'esistenza del rap, di tutto. Scrivevo le poesie, scrivo dei Scrivevi delle racconti da poesie? bambino, sì, già alle elementari, alle medie, però un bambino molto turbolento. Quindi grazie a queste cose gli insegnanti magari vedevano che c'avevo questa particolarità Cioè, avevi questa vena artistica che magari e mi tu. tenevano buono così. Ma cioè, questa cosa di scrivere poesie, racconti che tu dici, era una cosa che facevi tu volontariamente. Sì, La facevi tu volontariamente, quindi era una cosa che ti piaceva fare a quell'età, che eri comunque piccolo. appena ho imparato a Cioè, quindi avevi una scrivere. vena artistica sin da piccolo, hai sempre avuto, perché, cioè, ricordiamo a tutti che, perché molte, e questa è una cosa di cui abbiamo parlato a cena, di questa cosa, molte persone vedono gli artisti rap come dico io, dei fenomeni da baraccone, cioè Claro. parlate dei problemi sociali a volte, della vostra vita, Claro. o di queste cose, senza capire che dietro magari a un testo c'è cioè uno studio, ci sono dei collegamenti anche Claro. a, cioè comunque anche di un certo livello che non sono facili da cogliere. Cioè, non tutte le persone che E proprio per ascoltano, quello non tutti ricordano. infatti, non tutti riescono tra l'altro a capire Eh sì, sono magari. sublimi. Bravissimo, sono messaggi subliminali tra l'altro, citazioni e così via. E quando veramente sei entrato nel mondo del rap, secondo te? E quindi guarda, Poi continuando proprio. ti dicevo, esatto, ho scoperto già il rap in questo modo, secondo me già. Poi appunto ho scoperto questa roba qui e già sono cominciato ad andare alle prime serate. Sottotono, come hai A detto, questa da altri serata, artisti. sottotono, ho conosciuto una ragazza, ma io avevo tipo 12 anni e questa ragazza ce n'aveva 15-16. E gli stavo simpatico, ok? O gli Quindi, piacevi? no, Dipende dalla situazione. eravamo veramente piccoli, fidati. Non si Poi sa mai. ti spiego, lei comunque era una ragazza interessata a questa cosa, eravamo pochi, stiamo parlando del 98 per farti capire sta roba qua. E infatti andavo da questa ragazza con i genitori, lei veniva da me, eravamo diventati amichetti, eravamo troppo piccoli per quelle robe lì di piacersi. Lei poi mi ha portato in mezzo ai suoi amici che avevano già 20 anni, ok? Che quindi già conoscevano i rapper di Roma, quindi lei è stata il mio ingresso nel rap. Questa Quindi tu ragazza si chiama Silvia, sei ancora. riuscito a conoscerlo già da così piccolo il mondo, diciamo, del rap dell'epoca, Sì. Certo. perché come sappiamo poi si è evoluto, è cambiato, molti di questi artisti non scrivono, non cantano più. Mazza, Certo. Sai, a Roma c'era. Sì, particolare, proprio c'è cioè, dall'inizio tu proprio, c'è avuto una sorta di imprinting proprio. come se fossi nato per essere in mezzo a questa roba. Sai, tutti dicono sono nato per brillare, io invece sono Sono andato per nato. brillare molto alla Twilight questa Io sono cosa. nato per stare in questa roba qui, per esserne parte. Era molto militare la situazione, quindi sì, sei carino, sei simpatico, c'hai 14 anni, sei anche bravo quanto noi, stai a posto tuo. Ok, quindi c'era una sorta Primo di studio di gerarchia, registrazione capito? l'ho visto a 17 anni, cioè nel senso il primo microfono, scusa, l'ho visto a 17 anni, cioè non mi hanno fatto toccare un microfono fino a che c'era proprio, capisci? Tipo, cioè sei un ragazzino, devi stare al posto tuo. Quando Particolare. all'epoca già si poteva fare il business, cioè io avevo 13 anni e già sapevo fare freestyle come la gente grande. Questa cosa è particolare. E come sei, hai fatto quel passaggio poi a 17 anni con il microfono? E ho trovato dei ragazzi al quartiere che venivano dal mondo, diciamo, della sinistra, dei centri sociali, che quindi erano un po' più aperti. E quindi questa cosa c'era tipo una specie di corsi, sai, i centri sociali fanno queste cose, i corsi, no? Per i ragazzi, così di qua e di là. Quindi partecipando a un corso, questo ragazzo poi ha visto del talento e ci ha introdotto poi a quello che era, non so se ricordi, Romzu.
No, ti giuro, sono proprio Ok, sono ignorante. realtà veramente troppo antiche. Non c'è, cioè. Gente, i Colle del Fomento ce l'hai presenti, no? Il nome Sì, blu. sì, Esatto, vabbè. era tipo la crew dei Colle del Fomento, Ah, diciamo. E prima. c'erano questi ragazzi che erano collegati al quartiere mio, quindi mi hanno introdotto a quei posti. Ti ripeto, io c'ero in mezzo, ma ero una testa hip hop, ero un fan. Perché Sì, fan sì, non sì. potevi essere, era un'altra cosa il fan. Era un circuito chiuso, capisci? Ok, vabbè, ovviamente funziona in modo diverso da come funziona ora, che la cosa si è Chiaro. evoluta e tutto il Chiaro. È un po' resto. come la community di League of Legends o la community di Fortnite. La Sì, community di sì, League sì, of sì. Legends non eri fan, cioè stavi dentro, non è che c'era quello che era fan. Esattamente, fai parte della vita, dell'ambiente, ecco, fai parte Esatto. dell'ambiente. Ero parte di quella community che era molto ristretta e chiusa. E cosa hai fatto quindi a 17 anni? Cioè, per la precisione, perché magari ci sono persone che gli Chiaro. piace, Allora, persone che vogliono sapere cosa ti è sì. successo, In ovviamente, molti all'epoca. sanno, perché l'ho detto in molte canzoni, che il mio nome all'epoca era Reato. 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 Sì, reato perché appunto. Che hai combinato? No, ma perché sembrava come se fosse illegale fare rap perché non ce lo facevano fare. Quindi, cioè, cos'è illegale? Cioè, stiamo facendo un reato perché niente, non ci facevano toccare i microfoni. E quindi ti sei messo reato come, diciamo, per Provocazione. provocazione, ecco. Sì. Ci sta come cosa, Sì. e poi sei arrivato comunque da reato a Cane Secco, hai avuto altri passaggi con un altro nick. No, perché poi reato. Poi diciamo che quella roba lì, diciamo, è rimasta lì, abbiamo fatto delle registrazioni, robe per amici, ok? Poi è Ok. uscita la prima piattaforma di condivisione di musica gratuita che si chiama Vitaminic. Questa, se c'è qualcuno, raga, Ragazzi, cioè, no, davvero, un questo po' fermiamoci un più secondo. Cioè, c'è qualcuno che conosce Vitaminic qua dentro? Mai sentito, conta. Ti arcade. giuro, mai sentito. E come Vitaminic. Era funzionava questa pre-MySpace. piattaforma? Era una piattaforma in cui chiunque poteva caricare la propria musica online, cioè era divisa in vari. Come iTunes, ok? Ci sono alcuni che hanno detto di sì. Io Qualcuno sono arrivato con MySpace, è quindi della top. vecchia guardia. Quindi era una specie di iTunes, solo che era gratuito. Quindi tu c'erano le canzoni, c'erano le classifiche, tutti caricavano canzoni e poi le più scaricate gratuitamente entravano in una sorta di Di top 10, top 10 c'era la fans classifica. divisa per generi. Figata E sta cosa. quando ho Una sorta di conosciuto iTunes, infatti una sorta di iTunes dell'epoca. Parallelo, all'epoca la chat dell'epoca era C6. Sempre queste, Allora, frate, cioè, qua veramente ragazzi, ah, tra l'altro dobbiamo dire che ci sono un po' di anni che ci separano tra me e chiaro, Cane Secco, quindi è normale che alcune cose non le conosca, anzi a volte chiaro, è lui che sta spiegando le cose a me, e questo è un talk show particolare, perché di solito sono io che intervisto una persona, e quindi sono io che chiaro, chiaro. faccio domande, parlo, argomento, dico anche la mia sulla risposta. Qua in questo caso sei tu che stai proprio parlando, stai spiegando tutto te, ci sono io che sono Vabbè, tipo... perché parlo di cose, certo, È che ovviamente io mai... antecedenti Non le proprio. sapevo proprio di queste cose. 200 IQ comunque spammano in chat per le... dicono qua in E comunque chat. sta parlando del 99-2000, quindi c'avevi 5-6 anni, cioè. Non, ovviamente io... 8 anni avevo precisamente, È non 8, è ero proprio vero, in sì. queste cose, Già non... comincia a sfarfallare Corvino, Sì, già stavi i capito? numeri, L'ultimo periodo come mai si è scomparso? Io mi ricordo che avevo visto... io ti conoscevo già, perché comunque so dei miei amici che... Ti ascoltavano all'epoca sia di Chiaro. Extreme e che ogni tanto mi rimettevano le tue vecchie canzoni quando stiamo in macchina. Tra l'altro, ti ho detto quando siamo usciti a cena che mi avevano scritto un messaggio Chiaro, riguardante te chiaro. perché loro ti volevano incontrare, però Certo. c'erano degli impegni e non potevano. E quello che ti volevo chiedere, io l'ultimo video che avevo visto un video fighissimo di te che era fatto a Milano, se non sbaglio, in un posto con tutti i LED, mi pare bianchi, così eri tu eri vestito di bianco, stavi Questa. sull'hoverboard. Con questa giacca, dato che era quel video, poi c'è avuto un periodo. Selfiestone Magazine. Bravissimo, quella lì. E poi dopo c'è avuto un periodo di pausa. No, in realtà no, No, eh. oddio, non so quanto tempo dopo era, Magari l'hai perché. visto L'ho tu, l'hai recuperato dopo, perché in recuperato realtà. dopo, sì. C'è Allora, in realtà, guarda, se vogliamo stato un io. periodo in cui Ci tu sei. arriviamo piano piano, guarda, vado molto veloce così ci arriviamo. Così almeno lasciamo un Comunque, quella mi è po'. piaciuta un botto. Il video Grazie. Beh, specialmente. quella mi ha fatto ripartire. Guarda, ti dico così, allora, io ho E io fatto. dico prima di quello, dico. Allora, sciolto l'Extreme Team. Io ho fatto il mio primo album solista, cioè no, in realtà avevo già la catena mia di Senza Collare, ho fatto l'ultimo nel Bello, 2012, senza collare, Cane Secco senza eh collare. sì, ho fatto il 2009, 2010-11, che uno è dei 2 anni, e poi il 2012. Poi mi sono fermato un po', ci ho avuto degli scazzi. Poi ho fatto il primo album da indipendente, che è andato da paura, ok? E quindi sono tornato nel 2013.
2014 hanno fatto il secondo album da indipendente che non è andato così bene, perché tutti mi dicevano: ah, sei andato bene solo per il gossip che avevo fatto un po', che avevo appunto detto che avevo rifiutato le proposte delle varie etichette per fare quello là. Allora sono uscito con un po' più low profile, e infatti l'album non è andato bene come quello. Sempre andare a dare retta agli hater del merda, non alla vita. Vabbè, Capito? normale. Quando gli hater ti dicono una cosa, tu lo devi fare il doppio. Infatti la gente dice: non rappare più con l'autotune. A me andrebbe pure di fare i pezzi senza autotune. Invece no, Lo fai al doppio. quando smetteranno di dirmi, capito? Fai continuo con l'autotune, lo È faccio tipo come senza. una ripicca, Sì, capito? io vado a perdere la ripicca. Quindi che succede? Ho fatto questo album qua che non è andato bene, però che succede? Che all'epoca ho beccato Luke, Sick Luke, ok? Che all'epoca lui veniva, erano le prime produzioni trap che stava a fare, E con chi ok? lavoravo tra l'altro? Solo con me, sono stato il primo. Prima con me le robe trap, non lo so, le dava altri ragazzi di Roma, amici suoi, di cui non mi ricordo i nomi, ma porca miseria, mo mi dispiace perché alcuni li stimo anche se non so i padi, mi faceva piacere di nomi, però non mi viene in mente Barengo, che è il ragazzo quello invece, o Sì, il che fa youtuber di street. questi, era un Che ragazzo che aveva un fa nome del street. genere. Tanti voglio, troppo conosce, sta troppo simpatico. Calcola, ma poi vieni su a Milano che ti Guarda, faccio. sei troppo simpatico, fa Sì, morire. stiamo tutti su a Milano insieme a fa gang. Dio Baringo, come lo chiamo io, perché ogni volta lui riesce a prendere Balo, tutto. Balo One. Balo è stato il primo ragazzo, credo, a cui lui ha dato le produzioni trap, perché prima lui faceva delle robe un po' più stile Truce Clan come produzioni, Luke, venendo da là, no? Un po' più stile old school. Infatti penso la prima produzione hypata di Luke Trap che è uscita è Al Centro, che sta sul mio album One Love Reloaded, che è ancora prima, infatti, poi le prime robe che abbiamo fatto insieme. Quanto tempo fa si parla? 2014. Allora, è uscito sto album un anno dopo, senza nessun tipo di promozione, ok? Siamo arrivati 44esimi nella classifica, quella dei dischi più venduti in Italia. Il disco è andato su TV, Sorrisi e Canzoni. 44esimo in fila, stavamo sopra Ed Non ci si Sheeran, crede, senza cazzo! nessun tipo di promozione, con un solo in store. No, con Spotify, Sì. capisci che oggi fanno i dischi triplo disco di platino su Spotify, ma che vuol dire? Ne hai venduto una copia, solo Spotify, solo se. Perché Quelli ovviamente erano ormai è copie quello. vere dei dischi venduti, però l'etichetta non l'ha supportato, quindi l'album è andato così. Quindi ho abbandonato sta cosa, non ci ho più creduto, e dopo ho fatto un mixtape con Gesto, Extreme Shallow, che invece è andato molto meglio. Poi abbiamo fatto tipo 300.000 download, free download, una cosa mostruosa, penso uno dei più scaricati di sempre. Infatti si diceva 300.000 tipo disco di platino in free download disco di all'inizio. platino del free download in cloud. Dopo di quello ho fatto un album, Real, ok? Che è andato un po' male, perché ho fatto la promozione peggiore che potessi fare. Io poi sono il capo del business, però quel periodo non lo so perché non sono riuscito. Ma in realtà perché ho conosciuto lei, la mia ragazza, e quindi ero più appresso a lei che alla promozione di quell'album. Non mi è fregato Vabbè, niente. ci sta che comunque curare la parte Però è uno sentimentale. dei, penso sia il mio album migliore, è l'ultimo album che ho fatto, credo che sia il migliore, si chiama Real. Peccato, dovevo portare la copia, poi te la porto su quando stiamo a E la metto Milano. qua, io metto un po' sonore qua nella zona del talk show. Veramente, è un onore. E Quindi ho fatto quello, è andato una merda, ok? Poi ho capito che era andato diretto proprio, ho una fatto quello e è andato una merda, il merda. disco meno venduto della storia della musica italiana, penso. Mo la gente lo sta riscoprendo su Spotify, grazie a Spotify, Vabbè, immagina. Spotify è un grande mezzo Ma poi sto attualmente, eh? rivendendo più copie ora, che ce l'ho ancora tutte, avevo stampato 1.000 copie, tutto indipendente, e sto a vendere più mo', capito, che prima. Oh, Niente, vabbè. dopo di quella arriviamo ai tempi recenti, quindi. Ribecco Tempo Perso, che lo conosciamo, i tempi di Tempo Perso praticamente abitava con Madman. Cioè, io rappavo con Jamie Dice e lui rappava con Madman. Poi lui è scomparso da Roma, noi abbiamo fatto il trio, diciamo. E poi dopo sono rimasti Jamie Dice e Madman, io sono rimasto solista, e poi ribeccato Tempo Perso, quindi vedi il passato che ritorna. Sempre, infatti, e se ti ho detto, c'hai tu questa cosa da Questa è la mia quote, fottuta vita. che ti ritorna da Enuroboros, no? Ma sai la Il serpente che Genkidama? si morde. Sai la Genkidama? Io riprendo proprio il potere. Cioè adesso sto collaborando con gente che non sentivo da anni, perché io ho i miei soldati, capito? Cioè c'è sta la gente che conosci che stimi. Poi c'è chi diventa canese, chi diventa power, e chi magari non c'ha avuto l'opportunità come noi di potesse concentrare. Ma io lo so che quello spacca, gli altri non lo Gli sanno. altri non lo sanno perché non c'è avuto l'opportunità o non si è trovato al E momento adesso giusto, che al ho posto giusto. l'opportunità per tirare in mezzo la gente, capisci? Che è un po' pure quello che stai a fare tu con Marza, no? Che comunque gli stai a dare una bella spinta, No, una bella. Mazza, è Marza che ha dato la spinta a me.
Ultimamente gliela stai dando tu a lui, secondo me, nel Non lo mainstream. so, Magari iniziale l'ha data lui a te. però È il io, passato che no, no, ritorna. qua ti dico la cosa qual è con Marz. Allora, io avevo iniziato a portare fuori. Ora vi dico una cosetta carina, io così almeno la capite pure il rapporto mio con Marza come è nato. Perché Chiaro. Vedi poi molti. come sono diverse le cose viste da fuori e viste da Perché dentro. molte persone magari non lo sanno questo. La cosa è questa: io ho iniziato a giocare a Fortnite perché mi stavo stufando di PUBG, perché era nel Chiaro. momento in cui non facevano più aggiornamenti su Perché te dicevano PUBG. tutti gioca a Fortnite, frate. No, no, no. Io quando ho portato Fortnite ho perso metà delle sub che avevo È e metà chiaro, dei viewers. Però chiaro. la prima volta ho provato Fortnite e ho detto: però bello sto gioco, magari lo porto un po' di più. A forza di portarlo, vedevo che mi stava prendendo pure perché il fatto di avere qualcosa di nuovo, capito? Quindi dire mi metto in gioco su qualcos'altro. Tanto non ho niente da fare, cioè almeno faccio qualcosa di diverso. Mi metto a giocare e comincio a diventare sempre più bravo. Conosco anche i ragazzi di Melagodo, con cui già li conoscevo in passato, e mi ritrovo a giocare ogni tanto in squadra con loro, specialmente con Delux e Marza, con cui Chiaro. gioco tutt'oggi, che sono Delux, Marza e Gabbo e Mollura, sono i ragazzi di Melagodo con cui gioco più spesso e con cui ho un rapporto, diciamo, più stretto. E la cosa bella è che giocando con loro alla fine mi sono ritrovato tante volte a giocare con Marza, che aveva sempre la storia del talismano, cioè che lui moriva e noi vincevamo la partita se lui Chiaro, moriva. sì. E è successo che Marza una volta mi fa: Giorgio, ancora pubblichi domani il video? Io gli faccio: guarda, io di solito pubblico il video, mi pare alle 3. E lui mi fa: pubblico domani alle 2, mi pare. Mi ha detto l'una, non ricordo. Ho detto: perché? Non lo so, domani vedi. Non capivo, ho detto: vabbè, lo cambio. Cioè, non capivo. Vi giuro, nella mia stupidità, cioè nella semplicità, pensavo che cazzo ne so, ma lo Chiaro. pubblico così. Pubblico il video e poi dico: ma perché mi ha fatto fare sta cosa? A un certo punto vedo che i miei iscritti cominciano a salire. Vedo che tipo in una giornata avevo fatto 10.000 iscritti, non avevo capito. Marza mi fa: oh, ma hai visto? Ho detto: Marza, ma che cazzo hai fatto? Va a vedere il mio profilo di YouTube. Vado a vedere il canale di YouTube suo e lui aveva fatto un video dove all'inizio del video diceva alla gente: ho fatto questa partita con Power, seguitelo perché è un ragazzo super professionale, ci spende un sacco di tempo in quello che Chiaro. fa, non solo è bravo, è divertente, dovete seguirlo Ha dato il perché primo boost, mi ha diciamo. dato il calcio in culo. Io gli ho detto, noi questo discorso l'abbiamo già affrontato perché rimaniamo la sera fino alle 4-5 a parlare. Cioè noi fuori dalle partite, io chiudevo la streaming, non andavo a letto, rimaneva a chiacchierare della vita, di Chiaro. cose. E un discorso che avevo fatto è: a me non mi piace essere sponsorizzato, bussato o altro perché io mi voglio fare da me. Se sono arrivato dove sono ora, mi sono arrivato con le mie forze, non mi piace come cosa. La odio, specialmente non voglio che la gente mi veda come uno così. Chiaro. Marza ha fatto questa cosa perché ha detto che lui ha visto in me del potenziale, ha visto in me una persona che fa le cose perché gli piace, Ne ha perché fatto si proprio di impegna. prepotenza, ora l'ha Di fatto e poi te l'ha prepotenza, proprio detto. senza dimmi un cazzo, capito? Quindi È sono la così. marzata, però. Capito? Infatti poi da lì è nato ovviamente un rapporto lavorativo, perché io e Marza abbiamo fatto tantissime cose assieme, ma oltre a questo, dietro a me e lui c'è anche un rapporto di È amicizia, chiaro. perché noi ci siamo visti, Vabbè, ma se vede, penso se noi il mese percepisce, frate. scorso ci siamo visti, che lui è venuto a Roma, è stato qui a casa mia a fare talk show come stai facendo tu, Chiaro. ma eravamo come siamo davanti allo schermo, quello che ci separano sono i chilometri, però riusciamo a rimanere in contatto e io sono il primo che se posso ricambiare ciò che lui ha fatto per me, lo faccio. Sono il Chiaro. primo che se io posso fare qualcosa per chi mi ha aiutato, lo faccio perché riconosco questa cosa. Ma come la stessa cosa per quanto riguarda Gabbo, Chiaro. Delux, Mollu, Ron, Ciccio, Wizard Joe, Joker, tutti i Sì. ragazzi E che mi ti hanno hanno dato quel boost iniziale. che mi si sono avvicinati loro e mi hanno detto di fare qualcosa assieme. Marz è stato il primo e l'ha fatto, diciamo, lui. Come si può dire, senza cercare qualcosa in cambio, anzi era lui che dava Sì, qualcosa a che c'è, me, perché io non certo. facevo minimamente i suoi numeri, Chiaro, minimamente io chiaro. facevo un decimo forse dei suoi Sì, numeri. sì. Questa è una cosa che pochi sanno. Prima di iniziare a parlare, poi perché parleremo anche di videogiochi così, ho due Assolutamente. domande. Poi ritorniamo indietro, rifiamo tutto il percorso proprio con i Sì, videogiochi invece che con dai, te. torniamo indietro. No, però la cosa che ti volevo chiedere è quello riguardanti le droghe, ovviamente sei favorevole alle droghe leggere. Oddio, in che senso? Alla Droghe leggere. legalizzazione? All'uso. De chi? Delle droghe leggere. Ma da parte di chi? Mio o degli In altri? generale, di tutti. Amico, lo so, frate, cioè, non è che mi piace tanta la gente che fuma, eh. Cioè, a me piace che Perché? fumo io, perché mica tutti, cioè, io comunque faccio 10, 20 bombe al giorno, sto una crema, sto attivo, boom, boom, faccio le trazioni, capito? Io non dico, Mentre cioè, a me la invece. gente pensa che io pippo, io non mi dando una botta di coca in vita mia, ne faccio 20 joint d'erba vera al giorno, THC, capito? E perché questa cosa che ti è Perché la gente capitato? fuma come me, sta rincoglionita, non capisce più un E cazzo. quindi è meno produttiva. Claro.
Quindi è per questo che Non non mi sei così piacciono i favorevole a questa fattoni a cosa. me, non mi piacciono i fattoni. Non lo saresti mai aspettato una cosa, un discorso del genere? Ho lavorato una vita che i fattoni mi hanno rovinato la vita. Io non sono un Perché fattone. erano lavativi, ovviamente. Particolare, non me lo sarei mai aspettato una risposta del genere, lo sai? Preferisco Cioè. girare con quelli che pippano la coca, ce Che vanno a bomba. credi? Sì, ce credi? Allora, nessuno se l'aspettava una cosa del Chiaro. genere. Quindi favorevole alle droghe, cioè nel senso, ognuno per me è libero di fare quello che gli pare, eh. Però capisci pure che stiamo in una società in cui comunque c'è. Cioè, si quando mi sono operato, se il dottore dice, aspetta, se lo famo un cannone prima che te opero. E insomma, cioè, no? Capisci? Il Sì. medico è lucido, è il pilota d'aereo che ti fa rigata una botta e poi decolliamo. Cioè, penso che ce sali su aereo. Quindi dipende pure che responsabilità civili c'hai. Raga, questo è un punto di vista Ti che non piace, avevo mai sentito. Ti giuro, questo è un aspetto che io non ho mai sentito ed è veramente matura come cosa. Perché molti che pensano alla legalizzazione comunque delle droghe leggere, in questo caso la cannabis, la sì, marijuana, chiaro. non pensano a questa cosa. Cioè, no, non pensano a questo aspetto. Sì, raga, voi ridete di questa cosa, però dietro la battuta, dietro lo scherzo, Certo. c'è una verità. Cioè, capite? Non è nemmeno nascosta per come l'ha detta, è molto seria come cosa. Non me l'aspettavo questa cosa. Quindi tu saresti più per un utilizzo, in questo caso, Io sarei per le medico? patenti. Io sarei tutto a patente. Tutto a Sì, io lo dico patente. sempre, il patentino dell'internet. Non darei internet in mano a Bravo! tutti. Internet a patente, droghe a patente, tutto, fa dei figli a patente. Che è che uno pia sbora dentro una, metti al mondo uno che poi dopo o ti fa crescere come un disgraziato perché ne ha messo incinta a 18 e vai carcerato e te fai sparare. Patenti, non si può sborare dentro, pillola, tutti proprio come si dice quella cosa che si fa? Vasectomia subito obbligatoria, appena uno è, subito, e poi si sblocca, livello sbloccabile poter procreare, oh, ma siamo 100 miliardi di persone. Ma che se muoio sarebbe tutto a patente fosse per me. Regà, voi ridete perché tu lo stai dicendo in modo molto Lo ironico, so, però non è sbagliato lo so. molto di queste Tutto a cose. È un patente. pensiero che può sembrare a molte persone super fascista come Chiaro. cosa, perché vai A comunque a. patente, oh, mica ho detto. Però comunque come cosa ci sta. Io lo dico sempre che internet secondo me non può essere utilizzato da tutti. Neanche la droga, Basta neanche questo. le armi. Perché per le armi ci sono i patentini, scusa? Sì. Perché pure le armi ne vanno usate? Perché internet fa meno male delle armi? E quanta gente si ammazza per bullismo online? Porco Fa più male Giuda, delle pallottole. Quindi, porco ma di Giuda. che stiamo a parlare? Poi Patente per bisogna pensare tutto. che la polizia postale si dovrebbe occupare di questo, non fa niente. Te lo dico, non Chiaro. fa Lo niente. so che È non un possono. fantoccio Ma la non polizia possono fare postale. niente. Ma come possono fare qualcosa col bullismo online? Ma sai quanto bullismo online ricevo io? Quanto ne ricevete? Tantissimo. Cioè, che cose ci scrivono? Vogliamo parlare delle Una cose che non ci scrivono? tantissimo perché io comunque c'è una cosa mia, me ne sbatto Sì, molto, però non le ovviamente. leggi, ogni tanto qualcuno ti scrive proprio Certo, la fanno. cattiveria, Sì, proprio la molte cattiveria. persone lo scrivono, specialmente in privato magari te lo scrivono. Tutti si aspettano che voi che siete artisti facciate la vita dei re. Bella casa, bella Chiaro. vita, tanti soldi, Chiaro. cene sempre fuori, sempre in giro in Sì. bei posti, che vi svegliate tardi, Chiaro. Da cioè. miserian. Sì, capito? Tutti fate come la vita dei pascià, dei sultani, e molte persone non sanno che dietro c'è un lavoro. Cioè, io come dico sempre, una persona come Fedez, se è arrivata lì dove sta, non c'è arrivata a caso. Madonna, quanto ci è arrivato a casa. Non c'è arrivata a caso uno così. Perché forse il caso prende una persona su. Guarda, posso dire una cosa? Quanto vorrei dire il contrario. Quanto vorrei dire sì, è raccomandato, è arrivato No, all'H. non è così. Non lo Oh, posso raga, proprio e dire. poi come dico io, se vi sta sul cazzo, non l'ascoltate, ma Chiaro, non infatti non parlatene nemmeno ascolto. Cioè, male, perché se ne parlate male gli state facendo pubblicità. sono la persona più contenta che J-Ax ha smesso di fare roba con Fedez, ho stappato le bottiglie spumante quando ho visto che non smesse di fare roba insieme. Perché è proprio la cosa che a me artisticamente, sinceramente, cioè. Però allo Poi con stesso tutto che ho tempo, rispetto e lo però stimo, riconosci quello attenzione, che ha no, no, fatto. rispetto e lo stimo, cioè nel senso è un cazzo per culo, è a me che artisticamente, come lui ben sa, capisci, mi piacciono proprio altre cose musicalmente, si Sì, parla proprio di no, musica. ma infatti per Poi a questo. trasmettere, a Però non si discute, comunicare, cioè è è un come il cavo. discorso, guarda, nel mio mondo, io ogni tanto mi vedo i video di Stepney che fa parte dei Mates. Io Chiaro, so chiaro. Ma benissimo capite, che. YouTube sto proprio, sai, No, però io sto magari ho un dentro. pubblico diverso dagli Ma altri e so certo. benissimo che a quel mio pubblico non gli piace ciò che fanno queste persone. Chiaro. Però, come dico io, se una cosa non vi piace, non vuol dire che è merda. Cioè, dovete sempre cercare
discindere le cose. Sì, a La me cosa che più... mi dicono oggi di chi YouTuber venduto. Capito? Ti sei venduto gli YouTuber. Cioè, è greve come cosa. Io posso fare amicizia con una persona, capisci? Te voglio dire. Non so, è questa... Ma poi per riportarci cose, cioè, dico i fan mia, no? Ma perché voi non usate YouTube? Ma che vi guardate su YouTube? Solo i video rap. Ma Ma poi come quale, fate? dove sta il problema? Perché Cioè, ora perché. andiamo a parlare dell'ultima cosa che hai fatto, cioè delle ultime cose che hai fatto, che ovviamente hai fatto delle collaborazioni con vari YouTuber che hanno fatto delle comparse, sono stati comunque dei Assolutamente. personaggi all'interno delle tue Chiaro. videoclip, che è stata secondo me un'idea geniale, il fatto di coinvolgere loro all'interno di questo, perché loro hanno determinato pubblico che magari prima non ti conosceva o non sapeva Chiaro. di questo Sì. mondo del rap, e grazie a te O ci di me sono. in particolare, perché sono sempre Qua? stato uno che per una serie di motivi sono rimasto. Io sono il Esatto. classico quello che quando lo scopri dici, ma veramente? Cioè, guarda questo Esattamente. con tutta la gente con cui ha collaborato, perché non lo conoscevo? Guarda, oltre alla mossa del business, devo dire una cosa, non andare al periodo in cui sono stato male, Extreme Team, per cazzi e mazzi. Quel periodo là, mi ricordo, che mi sono chiuso un botto che stavo a casa da solo, così, no? E giocavo a FIFA. E volevo capire qualcosa di Ultimate Team, che era la prima volta che approcciavo Ultimate Team. E c'era Dexter che era forte su Ultimate Team su YouTube, quindi se scrivevi Ultimate Team in italiano ti scrivono le robe di Dexter. E infatti mi sono fatto tanto compagnia a me Dexter quel periodo. Quanta me ne hai fatta te mo, tutto sto Grazie. periodo, frate, ma grazie a te me vorrei dire. Ma frate, A noi fa piacere. guarda Io che sono io stavo a contento se la gente impazzire. passa il suo tempo bene con me, perché per, non è, non, io te lo dico, una cosa che penso io quando la gente mi guarda a me, perché una persona dovrebbe guardare me quando potrebbe andare a giocare? Io capisco che sono bravo a giocare, però mi guardi una volta, mi guardi due, mi guardi tre, A dopo un po' la te cosa va a però, cioè scemare, per dirti, capito? io ti guardo nei momenti che cazzo ne so, tipo mentre mangio oppure faccio i joint, quindi la certa devo fermare e Sì, sta là, giocare, no? metto là, Fermare il aspetto un po' di joint, tempo, cioè. poi metto sto stai a fumare, dice vabbè, vediamo sta partita, va. Chiaro, ma pure la Let's see. stessa cosa anche con Dexter mi capita spesso, perché magari escono i video nuovi, no? Cioè tipo pure oggi stavo a vedere quello che hai caricato oggi, poi mi sono messo a mangiare, a fare cose e mi parte in automatico quelli vecchi. E magari poi ti ritrovi con altre persone di altri canali, quindi vai a Chiaro, conoscere sì, altre pure persone. quello, certo. Quindi insomma tutti quanti, lo sapevo che era una mossa di business, coinvolge Dexter e cose, anche Ovviamente. venire qua da te Sì, è una sì, sì. mossa Per di business. Però un conto è farlo con uno che sai che è fate, è un famoso, motivo un conto è farlo con solamente uno che sei lavorativo. fan, frate, cioè, io sono fan No, di te, grazie, ma frate, piace, non ti ma giuro, tu. ma veramente piacere. Però la cosa bella è che così tutto è più naturale. Se una cosa è naturale, funziona meglio, sia a livello lavorativo sia a livello personale. Perché come l'esempio che ti ho fatto con Marza. Cioè, Chiaro. Marza mi ha dato un calcio infinito, ma perché dietro c'è Chiaro. anche un rapporto umano. Chiaro, chiaro. Cioè, Ah, quello era palese, frate. Cioè, comunque io sta cosa che hai raccontato non la sapevo. Ho visto solo sto periodo che tu lo stai a spingere parecchio a Marza, no? Sto periodo è stato a collaborare parecchio, diciamo. Poi tu diciamo c'è un po' più di hype sto periodo e quindi ho visto questo. Però era palese che era una cosa, capisci? E toglio di che. Un payback, mo lo dico così, Sì, però è un payback ora. io le cose le capisco perché ci sto dentro. Fatto sta, frate, calcolate, dico sta roba. Milano, ok, c'è un problema grosso. Qual è? Le zanzare, frate. Sì, assurdo, assurdo. Allora, No, no, ferma. Io mi sono comprato una racchetta. Io sono il no. power Senza delle. Lorenzo sta già ridendo, ha fatto... Che te facciamo? Dio un po' che te faccio. Dicio, quando arrivo a 20 zanzare faccio il power. 20 po'. È per forza, io stavo con la racchetta, ma vedete chi so? Io sono il power delle zanzare, frate. Ma che sei pari, calcola, cioè, con qua la racchetta metto là perché poi vai a tattico, stacca! E vedi così, proprio headshot e zanzare. Mortaccio, qui c'è il zanzariere a casa, frate. Entrano, se E mugano. non capisco da dove cazzo mi entrano queste zanzare. Stiamo là, porca miseria, balu. Ora che proprio hai citato Fortnite, andiamo a parlare di Fortnite. Come ho detto io lo dico un sacco di volte, Fortnite ha aperto la strada del mondo dei videogiochi alla cultura pop in Ok, sì. generale. Se nella cultura pop fa parte il rap, lo streetwear, il cinema e tutto. Jurassic Park, secondo Sì, me è sì. Ora Fortnite, anche i Nike. videogiochi fanno parte di questa cultura. Se prima era una cosa più di Ah, nicchia, tutti ci proprio addirittura così, ora fa eh. parte di questo. Perché tu dimmi una persona ora famosa che non gioca ai videogiochi o che non ha fatto vedere che gioca ai Però secondo me videogiochi. anche già da prima di Prima però, Fortnite, dai. ora è tipo outing. Cioè ora è proprio tutti. Cioè sì, gioca a Fortnite, sì, gioca al Senti, posso LoL, dire una cosa? Neymar che Sta gioca a cosa Counter Strike. mi è sfuggita de mano, de Fortnite, te giuro, non riesci proprio a capire. Anche perché poi, insomma, l'hai visto, no? L'hype è cresciuto insieme a te, anche il gioco, il tuo, cioè tutto è Sì, cresciuto, cioè, tutto. mese dopo mese, cioè, per noi che ci stiamo dentro,
Fortnite è Fortnite da metà seconda stagione, terza Io ho iniziato stagione. la terza. Io l'ho scaricato alla seconda stagione, Quella dei ok? cavalieri. Ho fatto una partita. Sono entrato, ho fatto una partita, poi stavamo a vedere una cosa in camera, c'era la play in camera, mi è cascata la play e mi si è rotta la play. Quindi l'ho ripreso nella terza stagione. Mi sono stompato tutta la seconda. No, però stavo sempre a casa di Tyler perché stavamo a lavorare, no? Che Tyler abitava attaccati, quindi vedo lui che giocava tutto il tempo così. E tanto che me l'aveva mandato sul cazzo sto Fortnite, perché dovevamo lavorare e lui stava là a giocare. E sbloccavo, facevo, fratello, porco, gioca sto giochetto di merda, porco qua devo lavorare. E che E tu non cazzo? capivi perché non potevi giocarci, È ovviamente. claro. Poi quando mi sono ripreso la play, ho fatto sta roba qua, mi è arrivato Far Cry 5, comunque sono fanzone, ti stavo a spiegare, lo sparatutto, diciamo, per me che ci ho giocato è Far Cry, per me, perché non è manco lo sparatutto, quindi Però è uno dei per giochi che ti me piace è di lo più, sparatutto comunque. era, no, Sì, per me lo sì, sì. sparatutto era Far Cry, pensavo ero lontano io dal mondo di sparatutto, come te raccontavo prima a cena, perché sono sempre stato un po' impaurito dal, mi mettevo ansia a me lo sparatutto, lo sparare, cioè GTA, Il fatto di Saints Row. combattere contro un'altra persona, in questo caso reale, il giocatore Se contro. Sì, ma no, ma pure le robe tipo Proprio spara tutto pure single player, dici? single player proprio Ok. no. Cioè, solo open world a cazzeggio, io mi piaceva Saints Row. Pure GTA, io Bellissimo stavo Saints Row. zitto Saints Row è la sta. versione cazzona di E GTA. quello mi piaceva, perché poi la Bellissimo. grafica era molto È Fortnite, vero, Saints Row è molto simile. no? Anzi, mo che ci penso, ecco da che hanno preso la grafica, perché Fortnite tipo dove hanno rubato tutto, no? Con la roba hanno rubato la Minecraft, con la roba hanno rubato da là. Ed è giusto così, perché poi alla fine manco è rubare là. Là quando metti così tanta roba sul posto, Eh sì. sei in capo. Cioè non è rubare, hai preso ispirazione là. Guarda, io voglio di sta Raccontaci un cosa. pochino la creazione di Sparatutto e cosa vuol dire per te anche esserti avvicinato, cioè il vero significato dietro Sparatutto. Allora, innanzitutto ti do di sta cosa che è brutto proprio dirla, quanto vorrei dirla da un'altra parte. Perché riguarda te. Quindi è cioè, frate, spara tutto, veramente io te l'ho scritto su Instagram, magari poi pensa. Adesso molti non lo sanno. Sei ispirato a te, frate. La Perché pre le io. prime frasi, tra l'altro. Ma veramente perché io ti giuro che io mi ha fatto scoprire il gioco Tyler. Poi ovviamente ho visto Ninja, ho visto Ciccio pure, Zacco, e comunque è fortissimo. Entra te ne è fortissima a giocare. È un fenomeno. Ma quando ho visto come giochi tu, adesso questo è come rappo io. Mi ci sono proprio rivisto, frate. Grazie. Mi ci sono proprio rivisto. E tu c'hai un altro modo, cioè tu c'hai proprio. Cioè tu giochi, per esempio, cioè te faccio capire, no? Questo è un survival. Ok, tu sei un cacciatore, non survivor. Sì, io gioco con la preda Cioè, tu, cioè, pure. io spiego a lei, no, alla mia ragazza, che tu praticamente quando scendi a Pinnacoli, a Tilted, tu praticamente il trick tuo è ammazzare gli altri prima che si ammazzino tra Sì, loro. devo pulire la città il prima possibile per andarmene fuori. Ma non cioè, prima che loro si ammazzino tra loro, e Sì, quella è la e cosa che a me mi fa volare, capito? rosico quando non Capisce riesco. che se uno dice, leva, cioè, me lo ammazza io a tutte e Sbrigati, due, cazzo. Mi hai capito? levato la kill, vaffanculo. Ma hai levato la, quello che mi ha fatto sbroccare te, capisci? No, ho proprio detto cazzo così. E fate anche il trick shot a 360, le cose. Ma quelle sono minime cazzate, certo, che Sono poi citazioni sono citazioni. comunque. Però è proprio il modo in cui ci metti di giocare. Infatti, diventa la canzone è proprio ispirata a te. Grazie, mi E fa sta cosa veramente mi sentirai piacere. dirla anche quando andrò dall'altri, veramente. Mi Anche fa se veramente piacere è sta cosa. assurdo No, che la sto di qua da te, capisci? però Quindi. è bella come cosa perché vi giuro ragazzi, questo è uno dei primi messaggi perché vi spiego cioè io e lui come ci siamo conosciuti. Allora io sono una persona, mi hanno proposto tante volte di mettere una persona a rispondere ai miei messaggi privati Claro. e io ho rifiutato come cosa, ho sempre rifiutato perché ho detto Instagram è una cosa mia che la sto coltivando piano piano nel tempo, metto le cose io proprio, io fisicamente faccio le cose e vado a Chiaro. rispondere. E io tante volte mi metto là la sera quando stacco la streaming, al posto di andare a letto, perché poi almeno dormo 8 ore, io sto altre 2 o 3 ore a rispondere su Instagram a migliaia di messaggi e mi capita tantissime volte di perdermi i messaggi delle persone. Importanti del lavoro, sai Ma a quanti a me me capitava pure. di perdermi proprio i messaggi di cane secco. Cioè io me li sono persi. E la cosa bella è stata Tyler che mi ha detto: guarda, il cane secco ti ha scritto su Instagram. Io ti conosco, ho detto: ma come mi ha scritto? Non me ne sono manco accorto. Claro. Cavolo, mi Infatti mi hai scritto dispiace. direttamente poi su Mi ha WhatsApp. dato il numero. Poi me li sono andati a rivedere. E tra i primi messaggi proprio su ci sta scritto: guarda, io ho fatto questo singolo. E in alcune parti mi sono ispirato a te, alle tue partite che hai fatto. Che la cosa bella è che io ho visto la data pochi giorni prima. C'erano proprio le partite che avevo fatto, quelle con i 360 assurdi, 1080 che sparavo col cecchino e roba varia, Claro. solo V-Squad e Sì. roba varia. E l'ho capito.
Cioè, quindi per fare come ci siamo conosciuti lui. E la cosa bella è che io e lui non ci conosciamo da tanto. Questa è la prima volta che ci vediamo dal vivo. Abbiamo parlato un po' al telefono. Però la cosa bella è che siamo due persone sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè, entrambi siamo due persone che gli piace lavorare e fare uscire una cosa fatta bene. Cioè, self-made. Il prodotto deve essere... Sì, e tra l'altro, self-made, il prodotto deve essere fatto bene. Ma capisci perché la gente mi dice... ma sei rapper, gira chi rapper? Che giri chi youtuber? Senti, ma se io devo girare con gente che sta là a fare marionetta schiavizzata col padrone, a me piace di self-made. Io non so un rapper, raga. Tra l'altro discorso, io non so un rapper, io vengo da rap, poi facevo freestyle, poi mi hanno tirato in mezzo a fare canzoni, perché dici, ah, ti porta a fare freestyle, vediamo se stai capace pure a fare canzoni. Ho fatto le canzoni sulle basi americane, perché cioè, ah, vediamo se stai capace a fare pure sulle basi vere. Io sempre rispondo alla gente che sì, mi provocava. Sì, sì, di cattiveria. Capito? Io non allora, so allora, qua c'è due cose, almeno dopo mettiamo una base sul cellulare, claro, almeno voglio un piccolo freestyle, 30 secondi così. Che sicuramente dai, lo vorranno. Un minuto, una base intera. Dai. Scegli tu, guarda, sì, scegli sì. Tu. Dopo ti do il cellulare, vai su YouTube, scegli tu la base sì, e sì, vai. Sì. Comunque, ti dico il programma perché stiamo andando in conclusione. Ora io ti sparerò, ti dico le tre cose che faremo. Ti sparerò dei nomi a caso di cose, oggetti, persone, roba varia. E tu mi devi dire la prima cosa che ti passa per la mente. Tipo, stronzo, sì. Ciccione, luce, che cazzo yeah, sto a tirare a casa. Yeah. Questo è il primo gioco che faremo. Dopo ti chiederò il freestyle. Chiaro. Prendi tu la base dal cellulare, scegli tu e ma ci fai un caso strumento. Ci fai un freestyle tu. E poi l'ultima cosa, prenderemo tre domande dalla chat a cui rispondere, che ti piacciono a te. E poi saluti e conclusione finale. E the joint finale per te per concludere la serata. Quindi c'è manco dai, perso il conto ormai. Allora, iniziamo col gioco delle parole dell'associazione. Me gusta. Rap. Tutto. Roma. Casa. Noiz. Narcos. Vabbè, l'ha completato così. Tito culo. Tutte e due. Oh, al primo che parte proprio così. PlayStation. Quando non c'è rap. Joint. Buona abitudine. Bianco. Full. Ciccio Gamer. Balordo. Povero Mirko. Balordo perché doveva venire al video che io ho fatto la rima su Ciccio, no? E doveva venire al video di Vasco e non è venuto. Matti, Ciccio, sei un balordo. Col minimo, col minimo infatti, perdonare, dovresti invitare sul canale a fare una partita pure con te. Fortnite. Metafora di vita. Fermiamo un secondo. Perché? Perché Fortnite. Cioè, penso che boh. Cioè, la figa, il rap, Fortnite sono le tre cose su cui io faccio sempre continui riferimenti. Cioè, anche che dici, oh frate, cioè, sì, famo team, ma si resti capito, nella tempesta, resti nella tempesta, io non ci sono nella tempesta con e questo te. Questo può essere anche una citazione comunque nella vita, come sì, cose proprio questa mattina alla vita, mica sta mentre parlo sì, di sì, Fortnite. Sì, 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 cioè, sì, frate, c'è. Io non so, io sta parafrasata, capite come cosa? Claro, no? Quindi sì, metafora di vita continua, sempre, continua. Quando mai? Anzi, quando mai? Ti viene sopravvalutato per semplice fatto che viene considerato il migliore in freestyle in Italia, ma non si è mai scontrato contro di me. Così è facile. Buggetto è stato. Allora andiamo, cambiamo. Shade. Shade, te direi. Che è un altro power, eh. Shade power, forse pure più di me, guarda. Shade è bravo, bravo. Shade più che altro fa un sacco di cose. Bravo, per quello te direi fa power. Fa un sacco di cose, per quello te direi power. È anche doppiatore. Bravo, per quello te direi power. È artista, rap, cioè fa un sacco di cose. E fino a ieri lavoravo Juventus Stadium a far commesso, fino a ieri. Comunque, qua abbiamo finito il giochino delle domande ed è il momento della base che ci fa un piccolo freestyle. Scegli tu quando fermarti. Ma tutta la base, dai, tutta la base e poi salutiamo. Scegli tu. Tanto sono 3 minuti. Vai, mettila a tutto volume. Yeah, yeah. Yeah, questo è il freestyle di saluto, eh. Registratelo. Spammatelo. Yeah, yeah. Già lo sai com'è. Yeah, yeah. Già lo sai com'è. Yeah, yeah. Sto un po' ubriaco di vino. Sto un po' ubriaco di vino. Sto un po' ubriaco di vino.
E c'ho Giorgio vicino, sto qua un po' ubriaco di vino. Senti qua, come t'arrivo, te sparo da 300 metri cecchino. Boom, headshot, boom, headshot. Come il pezzo desinergo in rete se qualche anno fa. Valla a trovare in rete se te va, yeah. Senti qua, che cazzo famo? Famo kill e tu fai amen, yeah. Con le rime sono come power a Tilted Tower, yeah. E tu già lo sai, hai sentito su spara tutto. Ma non sai che in freestyle volendo faccio pure più brutto. Io faccio tutto, faccio il rapper, il promoter, faccio il manager, faccio tutto quello che vuoi fare se vuoi, meno Eminem, sì, ci faccio l'incontro tipo box sul ring, yeah. E non chiederti perché non sono stato a Speed, yeah. Me lo potevi chiedere, te lo spiego ora in freestyle. È perché sono troppo forte a fare freestyle. E quindi hanno chiamato un altro rapper al posto mio. E quindi ho detto non c'è, vengo alla seconda edizione, ciao zio. Ma la prima oppure vengo a fare l'ospite o la giuria. Caspita, è roba mia, è ria, è cane secco, lo trovi su ogni social network. Sono forte tipo Tony Hawk's con lo skateboard, bro, yeah. Vado più veloce pure con la voce, io te metto in croce, tu lo sai com'è che vado, yeah. Tu lo sai che questo è un massacro, yeah. Non vengo da Monte Sacro ma da Torbella, c'ho la metrica più bella, te lo sai che vado a rotella, sono a rivoltella, anzi no, sono una doppietta che fa più del tattico. Tu lo sai che arrivo qua, non mi batti, no, non mi batti mo. Tu lo sai che arrivo qua con le rime, sì. E tu che cazzo devi fa? Non lo sai, frate, no. Te lo spiego io, devi uscire dalla lobby, cambia hobby. Perché col cane se con un vinci manco se shoppi. Visto che Fortnite non gioco pay to win. Io gioco insieme a Power, quindi sono extreme. E quindi senti qua, lo sai quanto spacco. Yeah, faccio fuori un team intero a Borgo Bislacco. Yeah, poi me ne vado fuori dalla sera. Tu non sai un cazzo, tu chi cazzo sei? Yeah. Boom. Sono un cazzo di killer, di rime no mille, faccio ride Ben Stiller, fanculo a Twitter, voi state troppo indietro, noi stiamo su Twitch, e no, non è un segreto, fuck you bitch, yeah, no snitch, andiamo su Twitch, giochiamo Little Stitch, yeah, come Switch, sì, come Tyler quando esce il gioco nuovo, lo sai che io ci provo, lui gioca a Smash, noi famo più cash, io faccio rap, zero trash, bella me fresh che è meglio di Marrakesh, oh! Lo sanno tutti quanti in Italia chi c'ha la roba più fresh, flash la roba coatta, senti qua il secco qua come la ribarta, la metrica ciabatta mentre il beat finisce, te lo sai che spacco più dei rapper stelle strisce. Azzi, cioè, oh, scu- non te preoccupa, Azzi, non c'è. E tu sai che io un freestyle so. Fuori di testa. Se andavo nella togliere la musica in secondo, cioè, fuori di testa. E allora niente, noi siamo arrivati alla fine del talk show. A me mi ha fatto veramente piacere. E questo penso, insieme a quello con Marza, è uno dei migliori talk show che abbiamo fatto. Perché mi è piaciuto un sacco di quello di cui abbiamo parlato, sia della tua vita, di come hai iniziato, partendo proprio dall'underground vero e proprio, che è quello di Torbella Monaca, di Roma, di come sei arrivato dove sei ora, della tua trasformazione da rap a trap, che poi come hai detto tu non sei né rap né trap, come ti definisci tu. Però se ti piace dirlo così, dimmo così, guarda. Sì, sì, sì. Del tuo rapporto comunque che hai con la musica, con gli altri artisti, del tuo rapporto col mondo su YouTube, il fatto che a te piace tantissimo fare freestyle, di come ti vedi come persona, del tuo interesse nel mondo dei videogiochi, cioè secondo me è stato un talk show fighissimo. Io speravo non finisse mai, io spero vi quanto sia piaciuto. Quanto siamo stati? Che io ho perso il conto. No, non lo so. 3 ore, 4 ore, quant'è? Sono tipo 2 ore e qualcosa, 2 ore e mezza saranno stati. Io spero. Non fumo, tipo il treno. Allora io spero ti sia piaciuto, perché specialmente tu ti sia divertito a venire qua, perché quella è la prima cosa bella, perché se a te ti è piaciuto, a me mi è piaciuto, io vengo qua e mi diverto, perché faccio una cosa diversa, per me questa cosa faccio una volta al mese e deve essere una serata speciale, diversa, che pure una serata speciale, cara. Siamo andati a cena fuori, se siamo conosciuti, siamo fatti una chiacchiera così, poi abbiamo fatto sta cosa, mo chiudiamo la live, stiamo senza telecamere, chiacchieriamo, facciamo qualcosa e poi ovviamente ti salutiamo e spero che ci vediamo prima possibile. Io tra l'altro il 2 sono a Milano, quindi se ci sei pure te, sempre il camera 2.
E niente, raga. Io spero vi sia piaciuto. Vi ricordo per qualsiasi cosa che potete trovare Cane Secco su qualsiasi social. E ormai sono tornato pure bello attivo su Su Instagram. Instagram sta Ne bomba. perdete Infatti, io pure dei stavo a soldi. parlare stavolta. Infatti, ho detto, ammazza, ho visto che stai spingendo su Instagram, ma Se risponde a non fa. guardi l'Instagram mio, non sei proprio nessuno, Infatti, compare. Cioè, ragazzi, chiudi se l'account. volete i miei collaboratori, se potete mettere in chat ovviamente i social di Cane Secco, così chi lo vuole seguire. Niente, se tu vuoi dire qualcosa, salutare qualcuno, prenditi il tempo che vuoi. Ti No, lascio da solo con la telecamera, qualsiasi cosa vuoi dire, fare, salutare. Vai, quando vuoi, io chiudo. Sta raga, a te. non smettete mai di credere nei sogni folli proprio. Cioè, rischiate ogni tanto, abbandonate la zona di comfort perché veramente la vita è figa. Lo vedete, cioè, comunque io e Giorgio siamo pischelli normali, come voi. Quindi, cioè, se avete un sogno, qualsiasi esso sia, credeteci, portatelo avanti perché la vita è una figata. Non vi fate ingabbiare perché sennò la vita è una merda. La vita o è una figata o è una merda, raga. O sei schiavo o sei principe. Siate principi. Detto ciò, andatevene a fanculo e andate a fumare. Sono leggendario, epico come lo Scar. Non mi fermi come Finta quando parte il ballo. Trickshot a 360 da un carrello in volo. Faccio fuori di Vintager che è rimasto solo.